Ciao ragazzi, bentornati su Clima Scartucci. Oggi ragazzi, già rete. Sono riuscito a venire qui un pomeriggio, farò la notte e domani mattina. Sono nella postazione record, quindi in una delle più belle postazioni del lago. Adesso ho appena finito di lavorare, smonto tutto, cioè scarico la macchina, mi metto in pesca e poi vi dico appunto come sto, come affronterò la sessione. Però vi dico già che in realtà molto semplice, pescherò proprio come chiama il lago, non farò cose strane perché ho voglia di divertirmi e ho voglia di tirare su qualche bella carpa delle giarette. Quindi mi metto in pesca e a tra poco. Allora, mi sono appena messo in pesca ragazzi, poi con calma vi spiego tutto come vi ho già detto. Comunque, due canne con picchetto qui e sto pescando proprio qui davanti, ok? Mentre la terza canna è qui per i fatti suoi, visto che ho disponibilità dello spazio, l'ho messa qui davanti proprio a circa 7 metri, 7-8 metri qui davanti. Adesso ragazzi monto la tenda e poi appunto vi spiego con calma come ho approcciato la sessione. Nel frattempo spero che parta qualcosa. Allora oggi fa molto caldo, domani farà ancora caldo, stanotte non credo farà molto freddo, però sarà sicuramente umido, quindi la stufetta non la accendo, però metterò il sovratelo per evitare l'umidità, quindi adesso monto il sovratelo. Bene, allora, tenda montata, sovratelo montato, ve lo faccio vedere visto che è la prima volta, credo che lo mettiamo a video. Comunque questo è il sovratelo della Sonic. Allora ragazzi, la tenda non l'ho tirata come dovrebbe essere tirata, perché tanto sto qui una notte, non c'è vento, quindi ripeto, l'ho messa unicamente per un discorso di umidità. Comunque, questa è la tenda, dentro come vedete c'è dello spazio. Branda Sonic, non è che ho messo il pavimento ragazzi proprio perché sono sui sassi, quindi non ho problema con l'umidità della terra. Questa è la tenda e adesso ragazzi vi faccio un attimo vedere meglio la postazione. Allora, intanto quella Basics nuova, quella più grande ragazzi, perché preferiamo avere comunque quella un po' più grande, perché anche qui la giarete, visto che i pesci la maggior parte hanno una mole diciamo importante, è bene avere sempre qualcosa di adeguato. Pellettino Smart Liquid per dippare vari pellet, guadino, canna come vi dicevo prima, una davanti al pontile qui a un metro e mezzo circa, l'altra più o meno al settimo ottavo pilone verso destra di 4-5 metri circa, l'altra l'ho messa di qua come vi dicevo davanti a 7-8 metri circa. Allora questa è quella dove confido un po' di meno ragazzi, perché lo spot buono qui è proprio qui davanti, sotto dovrebbe esserci della ghiaia, quindi dovrei pescare abbastanza sul pulito e basta ragazzi. Poi vi faccio vedere gli inneschi e lo stick mix, il pellet insomma che sto usando. Bene ragazzi, adesso vi spiego come sto affrontando questa sessione. Allora, finalmente ripeto, mi sono messo in pesca, ho montato la tenda, ho calato le canne, quindi adesso vi spiego un attimo come la sto approcciando.
come vi ho detto, non ho voglia di provare cose nuove, ho voglia di divertirmi, avrei piacere a tirar su qualche bel pesce, quindi sto pescando come chiama il lago. Siamo alle giarette, come ben sapete abbiamo sempre detto inneschi piccoli e rig fatti molto bene e possibilmente dei pellettini con dippati, con una serie di liquidi che qui ha sempre reso moltissimo. Quindi, in sostanza ragazzi, mi sono preparato una serie di bombette con dentro lo Spot Mix Mainline e l'ho dippato con l'olio al salmone e ci ho abbinato i miei preferiti, il pineapple e quello nuovo che adesso è uscito. Quindi un pellet molto 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 attrattivo. Adesso vi faccio vedere il risultato. In più ciò con il cruscia ho sbriciolato delle boilies essenza SL all'interno per dargli anche il colore un po' giallo. Quindi come vedete il risultato è questo qui, un pellet molto colorato, lavorato, trattato, che alle carpe delle giarette piace. Poi ragazzi, come inneschi, ripeto, visto che si usano inneschi piccoli, sto utilizzando le Clones, quindi ho innescato su tutte le bombette le Clones. Innesco singolo tutti i terminali air rig con la bait screw, quindi non ho fatto il cappello, uso la bait screw, sapete che mi trovo molto bene con quella, e basta ragazzi, calare nei punti giusti e poi si spera che il pesce faccia il suo lavoro. Bene, adesso vi faccio salutare una persona. Eccolo qui ragazzi. Buonasera ragazzi. Reduce dall'ultimo video. In altre situazioni fa un caldo oggi ragazzi, pazzesco. Oggi veramente, prima giornata veramente estiva. E estiva. Ne ho approfittato ragazzi, era da un po' che avevo detto a Dennis che voglio ritornare, quindi un po' programmata con tempo sono riuscito a ricavarmi questo spazio qui. Quindi partono oggi. Ma speriamo, dai, ho preso tutti. Bene, dai, quindi manco io ragazzi, sono in pesca da poco, alla fine mezz'oretta, adesso vediamo. Ripeto, sì. Qui gli inneschi vanno rinfrescati, quindi sì. Non si viene qui, si lascia la bombetta ore e ore e ore in acqua, si rinfresca continuamente. Sì. Bene, Dennis. Dai. Speriamo. Dennis dice che ultimamente di notte qui partono. Sì, ultimamente in questo periodo qua, quindi la notte è redditizia. Se uno ha voglia di restare sveglio può essere produttiva. Bene ragazzi, sì, la voglia di restare sveglio ce l'ho, quindi speriamo sì. Di vedere qualche carpa. Sì. A tra poco. Come vedete ragazzi, sta arrivando sera. Si sta facendo sempre più buio e adesso ho ricalato nuovamente le canne, ho ripastolato con del pellet, l'ho scobrato con del pellet dal 9 mm, 8-9 mm non mi ricordo, adesso ve lo dico, 9 mm, scratting, ovviamente ragazzi, pellet scratting, e basta, adesso mi preparo anche per poi dormire in tenda, quindi mi attrezzo un attimo la parte tutta interna, mi metto la sedia dentro, la power station che come sapete è sempre con noi e basta, e speriamo che magari anche questa notte di vedere qualche carpa delle giarette. Ok ragazzi, allora appunto perché adesso comincia a far buio mi organizzo anche a livello di torce perché devo avere una piccola illuminazione fuori dalla tenda e devo anche organizzarmi poi per appunto se dovesse partire un pesce per illuminarmi, per farvi vedere il pesce, quindi adesso mi organizzo un attimo con le torce. Nel frattempo la piccolina qui di casa Armitech adesso la metto sulla tenda perché messa nella tenda così mi farà appunto la luce di cortesia, che è lo scopo per cui abbiamo preso questa qui. Adesso vi faccio vedere. Allora, io l'ultima volta l'ho messa qui, ho sfruttato il laccetto della tenda e l'ho incastrata in questa maniera perché così mi farà una luce fissa fuori dalla tenda. Così ragazzi, molto comoda. Ormai
si è fatta una certa e vado a nanna. Ho ricreato le canne nuovamente, ho ripasturato e adesso vediamo se di notte appunto parte qualcosa o meno. Io ho il mio mitico setup con la power station e speriamo di vederci tra poco con una carpa in mano. Ragazzi, buongiorno. Notte passata tranquilla, canne bloccate. Adesso ricalo tutto, me li metto in pesca ancora per qualche ora, vediamo se parte qualcosa. E come vedete il sovratelo ha fatto il suo lavoro, ragazzi. Come pensavo, umidità stanotte, comunque la temperatura è calata, però stavo benissimo col sacco a pelo, solo con il sovratelo. Il buongiorno dalle giarette è così, ragazzi. Qualche carpa koi. Nel frattempo è arrivato anche Dennis. Altro koi. Hai qualche carpa koi nel lago? È ora della pappa. Vediamo se adesso pian piano arrivano anche da fuori. Guarda che arrivano anche da fuori. Della taglia, sì. Che sono qua dentro, quella che sono fuori. Sono cresciuto bene, questo è poco ma sicuro. Questo ragazzo fa capire il lavoro. Prima quella è la che arriva. Oh. Che coda, ragazzi, una butterfly. Che buongiorno. Eccola qua, ragazzi. Sta arrivando. Che carpo. Beh, Dennis, complimenti. Hai portato la brioche. Sì. L'ho portata. Bene, ragazzi. Colazione e poi ricalo. Eccola qui, ragazzi. Bombettina, doppio sacchettino, vi ricordo adesso comincia scaldarci un po' più l'acqua, quindi vi consiglio di fare sempre il sacchettino e una volta fatto un altro sacchettino che avvolge il primo, così per dar modo a tutta la bombetta di arrivare bene nel fondo. Ricaro, ragazzi, speriamo bene che parta qualcosa. Sono veramente fiducioso stamattina, le premesse sono buone, quindi mi basta un pesce.
e adesso ragazzi si ricala. Ragazzi, partita. La prima calata di stamattina è partita sul biglietto di pesca 20 minuti credo questa canna adesso. Adesso vediamo cos'è. Spero sia un bel pesce. Il bello della pesca o del catfishing in particolare è proprio questo, ti fa attendere, però quando ero ragazzi ti ripaga di tutto. Bene, adesso ve la faccio vedere. Ottimo ragazzi. Prima carpotta. Stamattina con le prime luci. Eccola qua. Una bellissima regina delle giarette in piena forma, che ha fatto colazione sui miei neschi, in particolare sulle clones. Bene, queste clones ragazzi mi stanno dando gioie, mi trovo molto bene. Ottimo, adesso vado a rilasciarla, preso ovviamente sempre con le bombette che avete visto ragazzi, con il go prima di calare. Bombetta fatta bene, i risultati ci sono. Bene ragazzi, la rilascio. Ok ragazzi, ricalato nuovamente tutti gli inneschi, come sapete, me lo ripeto, qui alle giarette bisogna costantemente andarci dietro, non si può pensare di lasciare lì un innesco ore e ore. Quindi ho ricalato tutto, ho ripastorato con pellet scratching da 9 mm e quindi adesso vediamo se ripartirà qualcosa, ma già aver preso un pesce per me è già tanto, quindi sono più che contento. Nell'attesa ragazzi vi faccio vedere un attimo quelli che sono stati i rig. Vi ho fatto vedere i sacchettini, vi ho fatto vedere lo spot mix, come l'ho preparato e tutto. Adesso vi mostro i rig. Allora, pescando in bombetta ovviamente ho fatto un high rig. L'unica cosa ragazzi che non ho fatto è il cappello, ma io utilizzo le bait screw. Sono le vitine perché sono veloci da innescare le boilers, in questo caso le damboline delle clones,
E visto che pesco piccolo, ragazzi, non serve fare molto alla fine, perché questo è l'amo, questo è l'innesco, quindi cambio veloce, un piombino per comunque controbilanciare quando fa la ferrata, quando fa la boccata, basta, solito piombo scorrevole che in caso di problemi si sfila via. Basta, ragazzi, molto molto semplice, perché non occorre fare cose complesse, basta fare un buon eye rig, ripeto, poi capello, base crew è a discapito vostro. Fatto bene, un bel inneschino colorato, vivace, non molto grande, bombetta e via. Poi, ragazzi, purtroppo la pesca va a giornate, quindi ci sono giorni dove fai 20 carpe, altre 10, altre 0, altre 1, dipende. Io, per aver passato, diciamo, una notte qui, aver fatto un pesce, mi ritengo già più che soddisfatto. Ottimo, ragazzi. Allora, non ho più preso niente, adesso devo andare via. Quindi ho già messo via tutto. Dennis è venuto a salutarmi e a salutarvi. Esatto. E basta, ragazzi. Avete visto, una sessione molto tranquilla. Sono riuscito a fare un pesce, anche soprattutto grazie a Dennis, perché in ultimo mi ha detto: prova Cambiare a qualcosa, no? calarla lì. Allora, l'ho Cambiare spot. ascoltato, perché Dennis va ascoltato, ragazzi. Se vi do un consiglio, accettatelo, perché il lago lo conosce molto bene, sa bene dove si alimentano i pesci, sa. Ascoltatelo, ok? Quindi se vi do un consiglio, andate fiducia. Detto questo, ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video. Un salutone da Cristian, da Max e da Dennis Ciao e dal ragazzi. lago Giarette. Ciao, Esatto. ragazzi, Ciao, ciao. ciao.